Ciao a tutti, siamo qui per la seconda puntata di Competition Master. La prima è stata svolta in canale e in particolare a Medelana. Ora siamo qua per fare la nostra seconda puntata in un lago, e precisamente al lago Oasi Tainate, dove con i nostri due amici Fabrizio, che è il proprietario del lago, e tutti conoscete Stefano Premoli, faremo questa nostra pescata e sarà praticamente una gara tra me e Stefano. Adesso Fabrizio ci spiegherà un pochettino il suo lago qui, con tutte le sue caratteristiche, un lago dove si fanno competizione praticamente 4 volte alla settimana. C'è un pochettino di rumore di sottofondo perché qua di dietro stanno lavorando, ma comunque la nostra pescata la faremo lo stesso. Dici qualcosa del lago, Fabrizio. Sì, ciao a tutti. Allora, questa è l'Oasi Tainate, alle porte di Milano, siamo a sud di Milano. Come diceva il Mauri, è un posto dove facciamo prevalentemente competizioni. L'anno scorso ne abbiamo fatte 192, più o meno 4 alla settimana, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. È un lago popolato prevalentemente da carpe e carassi e anche parecchie scardole, scardole anche da 7-8 etti. In più ci sono 10% di un'altra tipologia di pesci, cavedani, tinche e anche qualche persico reale. Come ci ha detto Fabrizio, nel lago sono presenti molti pesci, non sicuramente solo carpe, quindi anche per tutte le competizioni che sono state fatte il pesce è molto difficile, quindi cercheremo di pescare anche in un lago un pochettino sofisticato, ostico, diciamo. Sì, allora in questo momento si fanno prevalentemente due pescate, una pescata tra i 9 e gli 11 metri dove trovi il fondo migliore sul fondo con il mais, e una pescata a galla, si può pescare con pochissima acqua con un bigattino e con un amo piccolo, oppure leggermente più in profondità, circa mezz'acqua, con un amo un po' più importante, magari del 16, con 3 bigattini a prendere, sì, dei carassi e delle scardole che a volte mangiano in calata. Facciamo così, io pescherò a galla e tu sul fondo, va bene? Va benissimo. Ok, va benissimo. Inizia la sfida. Via. Dobbiamo fare reclamo al commissario di gara, è stato scorrettissimo. Questa in nassa non la butti però, eh? Avete sentito la sirena? Si inizia. Stefano, sei pronto? Prontissimo! Possiamo andare, inizia la sfida. Hai visto? Hai voluto partire prima? Sei stato punito. Siamo partiti io a galla e Stefano sul fondo. Abbiamo deciso di impostare la nostra pescata in questo modo. Sicuramente anche le catture saranno diverse, perché di solito a galla stanno i pesci un po' più piccoli all'inizio. Poi magari entrano dei pesci un po' più grandi. Infatti ho visto un paio di mangiate, ma secondo me erano carassi. E Stefano invece, volendo fare il furbo, ha preso una carpa ma l'ha slamata. Una delle cose più importanti per la pesca a galla è il continuo fiondare i bigattini sul galleggiante. In questo caso vediamo di prendere qualche carasso e qualche scardola, che sono veramente numerosi in questo lago. Uno degli aspetti fondamentali nella pesca a galla è il movimento dell'esca e quindi del galleggiante sopra l'acqua. Bisogna continuare a muoverlo in modo da attirare i pesci e di far entrare in pesca la nostra esca insieme ai bigattini che fiondiamo. In questa serie dedicata all'agonismo, quindi Competition Master, dobbiamo analizzare ovviamente tutti i minimi dettagli per prendere più pesci in gara. In questo caso, in un lago, stiamo studiando bene come mangiano i pesci. Vedo che ci sono tante carpe a galla, ma probabilmente avrò troppo fondo, quindi adesso abbasserò l'acqua e vedrete che qualche cattura si seguirà.
sto utilizzando la coppetta con una bella scodellata. Ho dato una bella scodellata di mais e una bella scodellata di bigatti abbondanti, in modo da cercare di insidiare qualche bel pesce sul fondo. Ed ecco il primo pesce, ovviamente tutti guadinati com'è il regolamento del lago, amo senza ardiglione e slamato con la massima cura. Il primo pesce è un carassio dai bellissimi colori. Abbiamo allamato un pesce prendendo l'esca appena sotto la superficie dell'acqua. Ho modificato un pochettino la lenza, ho tirato i pallini vicino al galleggiante e abbiamo lasciato solo un pallino in lenza e abbiamo preso una bella scardola. In questo caso abbiamo utilizzato un bigattino puntato a metà. Vedete come cammina? Quindi vuol dire che è stato punto proprio nel modo migliore. Il bigattino innescato a questo modo simula un bigattino che scende insieme a tutti gli altri. Stiamo usando come amo il 701 XK della misura 16, innescato con un bigattino solo a metà. Cerchiamo di tirare due bigattini perfettamente dove peschiamo e ci lanciamo l'esca in mezzo. Adesso ho mangiato un pesciolino. Sto notando che sotto la canna di Stefano sta iniziando a bollire l'acqua, come si suol dire. Vuol dire che sono presenti molti pesci sul fondo che stanno rumando dopo la sua pasturazione. Ho modificato ancora una volta la lenza. Ora vi faccio vedere. Abbiamo modificato ancora la lenza perché abbiamo visto che i pesci si sono proprio venuti a galla a galla. Quindi abbiamo il nostro finale da 20 cm. Abbiamo tolto tutti i pallini e li abbiamo messi sotto il galleggiante. Così praticamente le mangiate le vedremo solo in calata e basta. Abbiamo un altro ospite. C'è un aereo sopra di noi che fa tutte le acrobazie in tutti i modi. Quindi se sentite qualche rumore esterno è anche questo. Mi sono accorciato a 6 pezzi per prendere una carpa grossa, perché Maurizio sta prendendo un pesciolino a giro e dobbiamo rimetterci in bolla. Stefano ha appena perso una carpa, io ho preso una gran bella scardola, sembra una scardola di peschiera, una scardola intorno al 0,5 kg. Thank you.
Ora abbiamo trovato il ritmo di pasturazione, il fondo giusto, la lenza giusta, stiamo prendendo un pesce al giro. Tutti carassi più o meno della stessa taglia, 150 grammi. Ora vi faccio vedere la lenza come è fatta, è molto semplice, però abbiamo dovuto fare delle modifiche per arrivare a prendere del pesce con regolarità. Questo deve essere proprio un bel carasso, infatti, sì, un po' più grande degli altri, un pesce da circa 300 grammi. I colori di questi pesci prendono molto il colore del fondo, che è molto scuro, quindi... Ora vi spiego esattamente la lenza e come l'abbiamo costruita. Partiamo dalla costruzione. Filo madre XPS S Plus dello 012, filo molto morbido che per questo tipo di pescata è sicuramente il top. Ora vi faccio vedere anche come abbiamo costruito la lenza. Partiamo dal galleggiante GNT LAC, peso 4x12, arriviamo alla piombatura. Abbiamo messo 5 palline del 10 che prima avevamo distribuito su tutta la lenza. Ora l'abbiamo raggruppata proprio tutta sotto il galleggiante e come vedete in lenza non c'è neanche un piombo. Abbiamo il nostro amo che è il 701 del 18 senza piombi, finale da 20 cm dell'XPS Power Plus del 12. Io ho utilizzato un galleggiante della Supreme RHC da 0,75, antenna in plastica e deriva in carbonio, e si è fatta una montatura con un filo del 14, dritto filo, con un amo del 666 della misura 16, ve lo faccio vedere, ecco qua, un amo senza ardiglione molto robusto, estremamente robusto, che va molto bene sia per un chicco di mais che per 3 o 4 bigattini. Lenza semplicissima, due pallini e il buchettino, tutto raggruppato in circa 30 centimetri. Stiamo alternando al chicco di mais tre bigattini, li inneschiamo tutti dalla parte piatta in modo quando vanno sul fondo si presentano in modo estremamente attivo. Appoggiamo la lenza appena appena fuori dalla punta per richiamarla giusto giusto con uno o due colpi in modo che si avvicina sulla nostra pastura dove cerchiamo di insidiare una bella carpa. Ultimo pesce, adesso interrompiamo un attimino la sfida, quindi anche Stefano i pesci li butterà fuori dalla nassa e facciamo pescare il nostro amico Fabrizio Magrini, detto John. Io e Stefano stiamo usando la Carp One, in questo caso pescavamo più corto a 11,50 m, ora Stefano si è ancora di più accorciato. Cosa dire di questa canna? Come tutte le canne trabucco GNT, made in Italy. GNT Pro Carp One Made in Italy, la bandierina che garantisce la provenienza di questa canna, è una canna adatta a questo tipo di pesca ma non solo, è una canna anche che si può usare in tutti i canali, in tutti i fiumi, con le punte che sicuramente resistono anche a delle sollecitazioni maggiori di queste, quindi si può usare a Pisa, nei laghi, ma anche nei fiumi senza disdegnare nessun tipo di pesca. Intanto il nostro amico John ha preso una bella scardola. L'ha messo in nassa, eh? Non in nassa. Ma si può squalificato. Allora, la scardola era 300 grammi, ne togliamo 500, va bene? Va bene. Ok, affare fatto. In questa pescata abbiamo modificato più volte il modo di pesca. Sono arrivato alla conclusione che
magari essendo anche in poche persone, i pesci venivano molto ma molto di più a galla. Infatti Stefano oggi l'abbiamo fatto pescare sul fondo, ma è stata una scelta, ha stentato un pochettino. Ovviamente essere solo in due persone, i pesci fiondando vengono molto di più a galla. Però all'inizio non siamo partiti proprio bene, quindi per mettersi a posto davvero il modo di pescare bisogna vedere bene come si comportano i pesci. Abbiamo visto prima togliendo un po' d'acqua e poi sollevando tutti i piombi vicino alla lenza che i risultati sono stati maggiori. Anzi, era meglio non fiondare, in modo che il bigattino appena toccava l'acqua, essendo i pesci molto in movimento, aggredivano subito l'esca. E questo mi ha dato il risultato maggiore. Abbiamo visto che i pesci davvero mangiavano con una costanza elevata e mi hanno permesso di arrivare ad un buon fatturato, diciamo. Adesso lasciamo pescare un attimino Fabrizio e poi tra un pochino la sfida continuerà, ma siamo quasi arrivati alla fine. Poi ci sarà la pesa che dirà il tutto. Meno male che non vale proprio adesso. No, gli ho detto a lui, meno male che adesso proprio non vale, la più grossa l'ha presa quando non valeva. Stefano sta tirando la carpa verso riva, vedete come sta maneggiando la canna proprio nel modo perfetto, quindi per far lavorare benissimo l'elastico senza spingere forte sui pezzi. Quindi tira indietro i pezzi, prende la canna in modo perfetto in base alla lunghezza del filo e alla distanza del pesce da riva. Gara sulle canne. 6.270. Fedeli, 7.820. Ho vinto, però devo dire la verità, Stefano è stato alle regole al 100%, se fosse andata a galla la gara era molto più regolare. È stata una bella giornata, abbiamo pescato in carpodromo e la sfida è stata pesca a galla contro pesca sul fondo. Come vi ho detto, ha reso molto meglio la pesca a galla, Stefano l'abbiamo costretto a stare sul fondo per vedere come andava la pescata. Mi dispiace, questa volta ho vinto io. Sarà la prossima, quindi mi pagherai un buon caffè. Ok. La sfida è durata 90 minuti come una partita di calcio, quindi credo che in un'ora e mezza i pesi siano stati adeguati, più che soddisfacenti. Ringraziamo il nostro amico Fabrizio e ringraziamo tutto questo bellissimo posto con un verde meraviglioso che ci ha fatto vivere davvero una bella giornata. Ok? Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.